Questo sarà il dolce dell'estate. Una cremina al limone racchiusa in un doppio impasto, con consistenze diverse. Ora lo andiamo a tagliare così vediamo l'interno. Vediamo gli ingredienti per la frolla. Ci occorrono 250 g di farina 00, 130 g di burro, 70 g di zucchero, la scorza di un limone grattugiata e un uovo. Possiamo procedere lavorando in una terrina il burro con lo zucchero. Ora aggiungiamo l'uovo e lavoriamo ancora fino a ottenere una crema. La scorza del limone ed ora la farina. Togliamo le fruste, facciamo con le mani. Lo avvolgiamo con la pellicola e lo lasciamo riposare in frigo per un'ora. Intanto preparo gli ingredienti che mi occorrono per la crema limone. Nella ciotolina ho grattugiato la scorza del limone e ora ne vado a prelevare il succo. Il limone è pronto. Poi abbiamo 2 cucchiai di maizena, 60 g di zucchero, 2 tuorli, 200 ml di latte. Andiamo a mettere il latte su un tegamino e lo facciamo scaldare. Ora prendiamo un altro tegamino e iniziamo a preparare la crema. Lavoriamo con le fruste, i tuorli, con lo zucchero. Ora aggiungiamo la maizena, il limone con la scorzetta, e per ultimo andiamo ad unire il latte caldo. Per questa operazione ci trasferiamo i fornelli. Molto bene, ora che il latte è arrivato a bollore, lo versiamo nel pentolino con le uova. Facciamo sciogliere un attimino e poi accendiamo a fuoco dolce e lo facciamo addensare. Una profumatissima crema al limone. Vedete come sta addensando? È pronta e possiamo spegnere. Ora la trasferiamo all'interno di un contenitore e la facciamo raffreddare un pochino. Copriamo sempre con pellicola a contatto per evitare la fastidiosa pellicina in superficie. Mettiamo da parte anche questa. Trascorso il tempo necessario, possiamo riprendere l'impasto che ha riposato in frigo e lo andiamo a stendere all'interno di uno stampo a cerniera foderato e imburrato. Questa è una frolla che rimane abbastanza morbida, quindi la possiamo stendere direttamente qua con le mani o anche con l'aiuto di un piccolo mattarello. Bucherelliamo il fondo con una forchetta sopra la crema al limone. Ora la possiamo infornare a 180 gradi per circa 20 minuti, finché non vediamo che la crema è leggermente rassodata. Voi non andate via, rimanete con me perché non è finita la ricetta. Leggermente rassodata, ma non completamente cotta. Allora, come vi avevo detto, non era finita. Infatti, qua vediamo gli ingredienti che servono per formare l'impasto finale. 120 g di farina 00 e 120 g di fecola, 100 g di zucchero a velo, 2 uova, mezza bustina di lievito in polvere per dolci, la scorza e il succo di un limone, 50 g di burro sciolto al microonde e ho fatto raffreddare. Prendiamo un contenitore e finiamo questo spettacolo di dolce. Andremo a lavorare le uova con lo zucchero a velo. Ora che sono diventate belle chiare e spumose, andiamo a setacciare la farina, la fecola e la mezza bustina di lievito che avevo già setacciato. Possiamo iniziare ad aggiungere le parti liquide. E anche questo è pronto. Andiamo a versarlo sopra.
ed ora in forno a 180 gradi per altri 30-40 minuti. Pronta per essere spolverata. Guardate che spettacolo. Morbido l'impasto sopra, la crema al centro e la pasta frolla sotto. La ricetta è strepitosa. Lascia un bel like e ti aspetto nei commenti. Buon appetito e alla prossima torta!